Nella notte tra l'8 e il 9 settembre del 1943, quasi 81 anni fa, entra nel vivo l'operazione Avalanche, lo sbarco militare più imponente per il numero di uomini e mezzi impiegati mai avvenuto fino ad allora. Destinato ad essere superato il giorno dopo, nel giugno successivo, da quello in Normandia. Circa 100.000 militari impegnati inizialmente dagli alleati, composero la quinta armata anglo-americana, posta sotto il comando del generale statunitense Mark Clark, e formata dal decimo corpo d'armata britannico e dal sesto corpo d'armata statunitense, con mezzi navali che superavano le 600 unità, corazzate, portaerei, incrociatori, mercantili. I salernitani, all'epoca, videro questo sbarco, la mattina del 9, rivolgendo guardo verso il Golfo, racconteranno che erano talmente tante le navi a parte fin dall'alba da non poter più intravedere l'orizzonte. Di questo sbarco e di tanto altro ancora ci parleranno questa sera i due importanti relatori che vi presento, il professore Alfonso Conte, docente di storia contemporanea all'Università di Salerno e presidente della società Salernitana di Storia e Patria, che abbiamo già incontrato altre volte. Un grande applauso a Alfonso Conte. Il dottor Ubaldo Ubaldi, presidente dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, ANPI, Comitato di Salerno e componente del Comitato Direttivo della Società Salernitana di Storia e Patria, che salutiamo. Dopo l'intervento dei due relatori ci saranno delle testimonianze del professor dottor Aniello Tesauro, storico locale, e dell'appassionato di storia, il professore di lettere Gian Piero Della Monica, componente della Commissione Francona, che ci racconterà di cosa si è fatto fino ad oggi per ricordare la cruenta battaglia di Dragonera di cui parleranno i nostri relatori. E quindi vorrei immediatamente cominciare dando la parola a Alfonso Conte. Ricordiamo che questo è un incontro organizzato dalla Congrega Letteraria di Via di Mare, diretta artisticamente dal professore Antonio Gaddia e dal professor Vincenzo Mauro, che ugualmente salutiamo con un applauso. Il patrocinio del comune di Vieti sul Mare, nella figura del sindaco Giovanni De Simone, che ci raggiungerà a breve. E quindi vorrei passare immediatamente la parola al professore Conte per raccontarci quello che è stato scritto, quello che è stato raccontato, quello che loro hanno raccolto come testimonianze, come storie, come ricerche, come studi, anche presso gli archivi, gli atenei del territorio, del territorio salernitano, per raccontare quello che fu questo momento molto importante per il territorio salernitano, non solo, ma anche per il territorio di Vini, dedicato a Vini. Prego, professor. Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Dall'anno scorso stiamo ricordando questi avvenimenti perché in realtà l'anno scorso abbiamo ricordato appunto gli 80 anni dell'operazione Avalanche, dello sbarco di Salerno. Quest'anno stiamo ricordando gli 80 anni, quello che avvenne l'anno dopo, cioè nel 1944, e in modo particolare il trasferimento forzato della sede del governo nella città di Salerno, praticamente per tutta la prima metà del 1944. Qualche anno fa ci fu un po' di enfasi nel sottolineare Salerno capitale. Io penso che con più modestia invece stiamo ricordando, non ci fu mai un decreto che trasferì la capitale a Salerno. Evidentemente fu soprattutto l'emergenza bellica a indurre il re a lasciare, come sappiamo, non senza problemi, la capitale, lasciarla in maniera quasi del tutto clandestina, per non cadere prigioniero dei tedeschi, e lo portò prima a Brindisi insieme a Badoglio e al governo, e poi appunto dall'inizio del 1944 a Salerno,
dove il governo svolse le sue funzioni ancora fino all'estate di quell'anno, fino alla liberazione di Roma, quando appunto la nuova situazione consentì il trasferimento, il ritorno a Roma. Devo dire che a Re Cornelio c'eravamo sentiti e non so se sei riuscito a fare qualcosa, ma uno dei protagonisti principali di quegli eventi è una personalità originaria di Raiglio, che è Raffaele Guariglia, che era stato un ambasciatore diplomatico di primo piano e che soprattutto dopo il 25 luglio e quindi con la nomina del nuovo governo guidato da Badoglio aveva assunto una responsabilità non di poco conto, che era quella di guidare il Ministero degli Esteri in una fase durante la quale appunto l'Italia era impegnata a attuare una delle scelte più decisive della sua storia, che era quella appunto di aprire le trattative con gli anglo-americani e preparare la firma di quell'armistizio che poi fu sottoscritto il 3 settembre e reso pubblico l'8. Raffaele Guariglia, evidentemente conosciamo tutti Villa Guariglia qua a Raito, devo dire straordinaria anche per il piano superiore, che normalmente non è visitabile, conserva tutta la collezione che questo ambasciatore in anni e anni di attività ha raccolto dappertutto, oltre alla biblioteca e ai testi, e devo dire anche quel piano superiore, prima o poi spero che ci sia qualche idea per valorizzarla e farla conoscere ulteriormente, così come mi pare che abbiamo perso l'occasione anche per sottolineare l'importanza di questa figura di Raffaele Guariglia, che davvero ebbe un ruolo di primo piano. C'è da dire che poi nelle ore concitate dell'abbandono di Roma Raffaele Guariglia non riuscì a essere informato della decisione di abbandonare precipitosamente la capitale, per cui lui non ebbe modo di partecipare all'avventuroso viaggio che li portò prima a Pescara e da Pescara a Brindisi, e solo l'indomani ha avuto notizia che il re Badoglio con gli altri ministri, non fu l'unico, ci furono anche altri ministri che non furono raggiunti in tempo utile, e il povero Raffaele Guariglia fu costretto a chiedere ospitalità all'ambasciata di Spagna e a rimanere praticamente prigioniero nell'ambasciata di Spagna fino alla liberazione, per cui nei fatti a partire dall'8 settembre rimase formalmente ministro degli esteri, ma non poté svolgere più le sue funzioni. È uno dei pochi casi, quello appunto dall'8 settembre del 43 fino all'estate del 44, durante cui il nostro territorio davvero è al centro delle cronache dei principali quotidiani, non solo nazionali, ma se pensiamo allo sbarco di Salerno, davvero i principali quotidiani mondiali. Ed è una delle poche occasioni durante cui fare la storia dei nostri territori significa fare una storia che è la grande storia, quella che normalmente è conosciuta anche fuori dai nostri confini. Vedo che saluto con piacere il professore Peduto, probabilmente l'altro periodo che ha un'identità analoga è anche una forza maggiore, perché qua in realtà la scelta di effettuare lo sbarco a Salerno, ma non ci fu un merito particolare dei territori, mentre invece durante il periodo medievale sicuramente ci fu proprio una vitalità e una significatività dell'esperienza storica legata soprattutto alla scuola medica salernitana e principale non lo fatto. Però voglio dire, questi due momenti, scuola medica salernitana e sbarco di Salerno, probabilmente sono i due motivi principali per cui Salerno è conosciuta fuori dai confini nazionali. E devo dire che
probabilmente di questo non siamo stati molto consapevoli. Nonostante Carlo Carucci, il papà di Don Arturo, che era stato preside di istituti superiori e un ottimo cultore di storia salernitana, e che aveva avuto l'opportunità di osservare le fasi dello sbarco da Olevano, i Carucci erano originari di Olevano, e da Olevano guidava la collina, aveva avuto questo osservatorio privilegiato e aveva visto le diverse fasi dello sbarco, le più importanti che si svolsero proprio nella Piana del Seta. E pochi mesi dopo lo sbarco, Carlo Carucci raccontò in quella che secondo me è una delle testimonianze più efficaci dello sbarco, racconta giorno per giorno quello che ha visto e alla fine conclude dicendo: guardate, quello che è avvenuto è qualcosa di straordinario e dovremmo porci il problema di capire anche in chiave turistica. Dice proprio così, 44, dice dovremmo volare in chiave turistica, immaginando come i figli, i nipoti di tutte queste centinaia di migliaia, su un fronte e sull'altro, che hanno partecipato a queste operazioni militari. Lo sbarco avvenne la notte tra l'8 e il 9 settembre, ma sappiamo che in realtà ci fu una prima fase, una prima settimana del tutto favorevole ai tedeschi, per cui diciamo dopo 7-8 giorni addirittura ci fu il rischio di ributtare a mare gli angloamericani, addirittura gli statunitensi avevano già preparato dei piani per il reimbarco, furono soprattutto gli inglesi a dissuaderli e soprattutto perché se effettuare lo sbarco, che è in assoluto tra le operazioni militari e tra le operazioni più difficili, quello a Salerno lo era stato lo stesso, ma reimbarcarsi sarebbe stato ancora più complicato, perché significava esporsi al fuoco dei tedeschi, e quindi anche questo servì a dissuadere, insieme a delle decisioni che furono determinanti, quella soprattutto di avvicinare le grandi corazzate quanto più possibile alla costa e aprire dei bombardamenti pesanti direttamente sui centri abitati, così come la decisione di effettuare una serie di lanci di paracadutisti, così come un peso ebbe anche l'avvicinamento della colonna inglese che dalla Calabria risaliva appunto verso Salerno. E probabilmente decisiva fu anche la decisione da parte dei tedeschi, che in realtà dopo quasi due settimane avevano raggiunto il loro obiettivo principale, che non era tanto quello di ributtare a mare gli angloamericani, ma quanto piuttosto di sbarrargli la strada per consentire a tutte le divisioni che si trovavano al sud, nell'area meridionale, quindi Calabria e Puglia, di risalire e di assestarsi dietro la linea difensiva a nord. Bloccare gli angloamericani per oltre due settimane significò mettere in salvo tutti i commilitoni tedeschi che si trovavano appunto a sud, e a partire da allora ritirarsi appunto all'altezza di Cassino della linea russa, sappiamo che quella linea difensiva fu in grado di resistere per circa un anno. Ebbene, Carlo Carucci già nel 1944 si rendeva conto che era successo qualcosa di straordinario e che tantissimi figli e nipoti di soldati inglesi, americani, ma anche tedeschi dall'altro versante, che avevano partecipato a quell'operazione, in futuro avrebbero potuto avere interesse a approfondire, a visitare i luoghi dove i loro parenti avevano vissuto una parte così importante della loro esistenza. Beh, Carlo Carucci, devo dire, così come la maggior parte degli intellettuali e degli studiosi nella nostra terra salernitana, è stato un profeta inascoltato. Nel senso che spesso proviamo a studiare, a svolgere indagini, a fare ricerche, ma nella maggior parte dei casi corriamo il rischio
di essere trattati come una sorta di cultori, di scienze particolari, di un interesse, in realtà invece una maggiore conoscenza della storia, ma non lo dico io, insomma, l'hanno detto tanti filosofi importanti, uno fra tutti Benedetto Croce, che ha fatto dello storicismo una delle basi, dei pilastri del suo pensiero. Beh, in realtà la storia dovrebbe aiutarci un po' tutti a essere soprattutto consapevoli che quello che siamo è il frutto soprattutto di una serie di processi e di esperienze che abbiamo attraversato. Bene, Carlo Carucci ci sono pensato sostanzialmente, e dal 44 ad oggi ci sono stati alcuni tentativi da parte di volontari, appassionati, cultori, a Eboli in modo particolare, per esempio il professor Rome, secondo me è arrivato con dei risultati con l'istituzione del MOA, il professor Dottati ha speso tante energie a Torre Angellare, ma in realtà è mancato soprattutto un supporto da parte degli enti pubblici, i quali non si sono mai resi conto che poteva essere uno strumento importante. Nel loro piccolo questi appassionati continuano ad attrarre visitatori, per cui arrivano effettivamente negli anni continui, così come spesso ho notizie di turisti che arrivano e chiedono testimonianze della scuola medica salernitana, insomma, anche quei piccoli tentativi, piccoli esperimenti, ma mai un investimento impegnativo. Alcuni deputati normanni che vengono a Salerno per visitare la corte e lo sono normanni. A proposito di Normandia, che mi ricordate il professore Vedullo, Alfonso, diciamo che per sbarco l'operazione ha una sorta di sperimentazione di prova generale di quello che sarebbe stato poi per sbarco in Normandia, addirittura fu portato qui un carro armato particolare, sperimentale, e poi quello che è stato trovato a mare da alcuni bagni italiani, quindi possiamo dire che è stata una sorta di prova generale. Assolutamente. C'era stato un dibattito importante a volere lo sbarco in Italia, ad attaccare il ventre molle dell'impero, era stato soprattutto Churchill. Gli statunitensi avrebbero voluto attaccare direttamente su Berlino e accorciare i tempi della guerra quanto più possibile. Churchill l'aveva fatto soprattutto perché capiva che portando sulla terraferma i soldati avrebbe poi in quel modo potuto incidere nella costruzione del nuovo ordine mondiale e quindi assicurare dei sistemi liberal-democratici nei territori mano a mano liberati. Ma la scelta dello sbarco in Italia, l'apertura del fronte meridionale era stata contrastata e l'individuazione di Salerno allo stesso modo era stata oggetto di dibattito e in realtà molti documenti stanno uscendo fuori, tra questi uno dei più interessanti, un manuale in uso nelle scuole militari statunitensi che ha pubblicato un generale dei carabinieri di Altavilla Silentina che è appassionato di questi studi e ha tradotto, ma praticamente fin dalla seconda guerra mondiale questo manuale esemplato sul barco di Salerno è stato utilizzato nelle accademie militari per dire soprattutto come è stato fatto nell'operazione Avalanche. Non bisogna farlo niente. Quindi l'operazione Avalanche non è stata una valanga di fuoco, ma una valanga di errori. Sono state tutte due cose insieme, però l'espressione utilizzata appunto di valanga di errori perché in realtà già proprio fisicamente, geograficamente, la prossimità delle colline, delle alture vicino alla costa in realtà era tutta favorevole ai difensori e uno dei motivi per cui i tedeschi, pur essendo in netta inferiorità numerica, riescono a bloccare gli alleati e i tedeschi consentono lo sbarco nelle parti più difficili da difendere. Poi si preoccupano di presidiare soprattutto le vie d'ingresso. E qua vediamo a Pietri,
perché già la mattina del 10 settembre noi abbiamo i primi soldati con quelle belle foto che probabilmente tutti abbiamo visto in prossimità della spiaggia di Santa Teresa, e ci sono questi ragazzini salernitani che aiutano i soldati appunto inglesi e americani, e i suoi salernitani a scendere. Poi sappiamo che a Salerno c'è un episodio molto particolare, che è quello che praticamente gli ufficiali angloamericani chiedono di parlare con le autorità salernitane e non trovano nessuno, che sono scappati tutti, non c'è stato il potestato, non c'è stato il questore, non c'è il comandante della polizia, c'è l'arcivescovo Montecristo, il quale avvia quell'opera di supplenza della Chiesa salernitana, poi svolgerà anche nei mesi successivi, anche e soprattutto nell'assistenza propria di Ciuscià Salernitana. L'opera Ragazzi Nostri nasce a partire da quei giorni e sarà uno dei fatti più importanti che segneranno anche i salernitani. In quel periodo, come hai detto, stavano sulle spiagge di Santa Teresa, non diedero tanto peso a questi bombardamenti, tant'è vero che ha citato Sarti, c'è questa traduzione del nome dato a un aereo suicidio bombardiere, e appunto era questo aereo che tutti quanti simpaticamente chiamavano così, che poi però diventò pericoloso. L'aereo di Churchill, questo è Giuseppe Napo, è un altro cultore salernitano che ha avuto la possibilità di parlare con un vecchio salernitano, il quale gli ha confidato che secondo lui questo fatto suicidio del ferroviere nasce da una storpiatura dell'aereo di Churchill alla Napoletana, Churchill, e quindi diventa Churchill il ferroviere, no? Chissà. Però quello che è interessante, sulle spiagge ci stanno il giorno di San Luigi, quindi nel giugno del 43. L'8 settembre in realtà la città è quasi deserta, perché subito dopo i primi due bombardamenti, appunto, del giugno del 43, i salernitani sfollarono. Per farlo caro, dice che la dava a Salerno se ne torna al paese, volevano proprio cercare di sfuggire. Il dato che c'è l'8 settembre, che anche questo nelle testimonianze dell'epoca, ma questo avviene, guardate, anche a Napoli, di città fantasma, tantissimi, quelli che avevano potuto, avevano abbandonato. Perché trovano Montecristi? Perché Montecristi, fin dal giugno, quando iniziano i bombardamenti, impone ai parroci di Salerno di rimanere nelle parrocchie. E devo dire, un parroco di Pastena muore con due giovani dell'Azione Cattolica, la parrocchia di Santa Margherita, proprio sotto i bombardamenti. Faccio un accenno, poi un parroco, penso che è d'accordo con me, devo dire, queste prime forme di resistenza sicuramente c'è la Chiesa, e poi quello che sta uscendo fuori, mi pare un dato molto interessante, sia a Salerno ma anche due quattro giornate in Napoli, il ruolo dei carabinieri, cioè i preti, i parroci e i carabinieri, possiamo dire che non abbandonarono mai, soprattutto le persone più povere. Quindi è veramente una cosa che mi fa un applauso ai carabinieri, che hanno sempre difeso il nostro. Tu hai citato prima il territorio di Altavilla Fiorentina, dove c'è stata una grande battaglia, dopo ricorderemo quella di Dragonea, però c'è stata quella di Altavilla Fiorentina con oltre 700 morti, adesso un tipo funereo che ricorda quota 400, che appunto da dove era stato stanziato un presidio militare, e da lì guardavano tutta la data, un'importante battaglia che va ricordata. Sì, però voglio dire, appunto, Altavilla, che è questa specie di collinetta che emerge nella Piana del Sete, per cui era importante strategicamente perché era un osservatorio che consentiva di controllare un po' tutta la piana. Però poi, appunto, Pietri, stavo dicendo che gli angloamericani il 10 settembre non trovano nessuno, parlano con Montecristi, e in realtà circolano già della zona del comune, del luogo, dell'arcivescovato. Qual è il problema? Che alcune jeep anglo-americane provano a salire verso Vietri e sono colte dal fuoco di sbarramento dei tedeschi e sono costretti a tornare indietro. Così come altre jeep provano ad andare verso la Valle del Lirno, ma a Fratte trovano la strada bloccata dai tedeschi. I quali si sono asserragliati sulle principali vie d'ingresso di Salerno e lasciano agli angloamericani la possibilità di sbarcare, ma in realtà gli impediscono di uscire fuori da quello che è un vero e proprio tappo. E noi sappiamo benissimo che i tedeschi operarono una scelta
molto intelligenti, che le agevolò tantissimo, perché in realtà loro iniziarono a presidiare proprio la strada tra Vietri e Molina. E Dragonera diventò importante perché a un certo punto gli anglo-americani cercarono di aggirare, prendere alle spalle i tedeschi, appunto superando questo sbarramento. Già Dragonera improvvisamente si trova al centro del fuoco da una parte dell'altra, e là c'è un'altra delle battaglie più importanti. Ma anche a Dragonera i tedeschi resistono. E in realtà i tedeschi, sia a Fratte che a Dragonera, a Vietri, lasciano campo libero quando decidono loro. Ma questo, voglio dire, per una capacità militare che hanno i tedeschi, uno degli altri più importanti che sta emergendo anche da queste fonti statunitensi è che i soldati anglo-americani, soprattutto quelli statunitensi, erano giovani, per molti di loro sul battesimo del fuoco. Quasi tutti non avevano mai combattuto, mentre i tedeschi erano molto molto esperti, quindi era formato da persone. E quindi anche se erano persone che la guerra la sapevano fare e dimostrarono di farla molto bene, sia con scelte strategiche molto importanti. E Vietri viene lasciato libero intorno a questi San Matteo tra 20, 21 settembre, ma se pensiamo poi che da Vietri a Cala, a Nocera, passano altri 4, 5 giorni, quasi un'altra settimana, noi capiamo bene che in realtà il successo dello sbarco fu voluto e consentito dai tedeschi secondo i tempi imposti dai tedeschi, che erano funzionali, ripeto, soprattutto alla ritirata, a mettere in salvo tutti gli uomini primi. Così come l'altro aspetto importante che voglio sottolineare, che mano a mano che i tedeschi decisero di arretrare e adottarono quella che era la tattica che normalmente si utilizzava di lasciare terra bruciata alle spalle. E qua entra in gioco anche molto della storia di tante persone comuni che in quei giorni cercavano soprattutto di sopravvivere e che nonostante i tentativi di sfuggire si trovarono invece al centro spesso della linea di fuoco e c'è da dire che in molti casi tantissime persone furono vittime prima degli attacchi delle truppe tedesche, che in molti casi si trovavano anche per motivi proprio di approvvigionamento, entravano per cercare di avere beni con cui sfamarsi e successivamente molte, ho raccolto in modo particolare la testimonianza delle Falco a Fisciano, che era una famiglia possidente di Fisciano, i quali subiscono le ruberie prima delle truppe tedesche, ma anche gli anglo-americani quando arrivano, sono truppe composte da giovani che hanno fame e che sono alla ricerca di mezzi, per cui le persone comuni che finiscono per essere vittime del passaggio sia dell'altro. L'altro obiettivo importante delle truppe tedesche mentre si ritirano è quello dei rastrellamenti, per cui cercano quanto più è possibile di fare prigionieri tra la popolazione civile. L'obiettivo è quello di farla pagare a un popolo che è stato a lungo alleato e poi ha tradito. Per cui l'obiettivo è di fare quanti più prigionieri è possibile, per cui distruzione, soprattutto di ponti, strade, linee ferrate, furti, quindi cercate di impossessarsi di quanti più beni, anche dai più semplici, per sottrarre poi agli anglo-americani che stanno per sopraggiungere, e poi il rastrellamento di maschi dall'età giovanile fino all'età adulta, che in realtà numericamente non sono molto significativi, ma che spesso sono alla base di veri e propri drammi, di momenti di emergenza, di tante persone che sono a rischio di essere imprigionate e in quei giorni le cronache. Le insurrezioni, poi ne parli tu, ma diciamo che rispetto a questo, sì, in quasi tutti i casi la preoccupazione principale è quella di sfuggire a qualcosa di drammatico che sta avvenendo e che è molto più grande delle persone
che si trovano ad affrontare, in qualche caso, in modo particolare, uno a Salerno, poi a Scafati e poi Napoli, penso che siano un po' le tre tappe. Due parole adesso. Sì, un applauso al professor Conte, che ha raccontato importanti risultati di questo sbarco e ci ha detto anche che cominciano appunto tra le persone civili queste prime manifestazioni di resistenza di cui ci parlerà il professore. Il dottore Roberto Bassi, che tra l'altro ha raccontato le storie dei partigiani salernitani nel libro Salerno il Bene, un scritto. Tra l'altro ricordiamo che a Salerno lo scorso anno il dottor Roberto Bassi, grazie anche al socio dottore Salerno, è riuscito finalmente a far inaugurare a Salerno una piazza dedicata al 25 aprile e sul lungomare Salerno di fronte alla provincia. Quindi tante sono le iniziative che l'ANPI sta portando avanti il territorio salernitano della provincia per ricordare ciò che è stato fatto dai nostri partigiani. Sì, grazie, ringrazio soprattutto gli amici che ho conosciuto stasera della Conferenza Letterale che mi hanno invitato così gentilmente a questa manifestazione. Sì, io parlerò, diciamo, più dal punto di vista proprio quindi del mio campo, dell'Associazione Nazionale dei Partigiani, senza tralasciare quindi alcune cose che mi ha stimolato l'intervento di Alfonso. Per quanto riguarda il problema delle stragi nazifasciste in Italia, diciamo che l'inizio, no, della strategia, di questa strategia stragista dell'esercito tedesco in ritirata man mano che il fronte risaliva e in particolare prima che si assestasse lungo la linea Augusta, quindi al nord di Napoli, al nord di Caserta, il territorio tra Salerno, Caserta, Napoli diventa, come è stato definito dalla Grimaldi, terra bruciata. Sono state documentate tra l'ottobre del 43 e il dicembre del 43 500 episodi di stragi con oltre 1400 caduti. In questo triangolo che va da Salerno, Scafati, Caserta e Napoli. Episodi di stragi che sono rimaste, come dire, nelle pieghe della storia, più o meno lungamente nascoste per molti anni. Si è voluto, come dire, la perspicacia di un giornalista come Daniele, quello che ha scoperto l'arma cosiddetta madre della vergogna, e in cui erano nascosti 695 fascicoli riguardanti appunto i cibi commessi tra il 43 e il 45, e fu scoperto nel maggio del 94. A questa scoperta, diciamo, poi comunque è seguita una certa ritrosia a pubblicare documentazioni, dati, eccetera, e nel gennaio del 2013 l'ANPI nazionale, insieme all'Istituto Nazionale di Storia del Movimento di Liberazione di Studio Parri, promosse un convegno da cui poi si sono costituiti dei gruppi di studi che hanno acquisito questa documentazione e ne è venuto fuori l'Atlante delle stragi nazifasciste che oggi è consultabile facilmente online. Questa, diciamo così, è la premessa per quanto riguarda tutta la fase che segue lo sbarco Salerno. Ricordiamo che dopo che c'è stata la liberazione di Cava, dopo che c'è stata la liberazione di Lucera, i tedeschi attuarono un ultimo tentativo di fermare l'avanzata, di ritardare l'avanzata, appunto, in quel caso erano gli inglesi che avanzavano lungo la direttrice Rietri-Lucera e invece altri
e fu il tentativo di minare il ponte sui ponti che c'erano a scappare, e diciamo uno di questi fu difeso in armi dai insorti partigiani locali che collaboravano appunto con le prime pattuglie inglesi, e difesero appunto questo ponte, e l'attraversamento di questo ponte poi consentì agli alleati di giungere più velocemente dopo il 28 settembre, il 29 e il 30 a Napoli, dove poi c'era stata già un'insurrezione che poi ha delineato quella, la pagina delle quattro giornate di Napoli. Ma in particolare io stasera ho preparato delle diapositive, perché voglio parlare non solo di questi, diciamo, degli eventi bellici, ma anche di quello che è un po' la storia particolare di Hitler, una storia fatta di fulgidi esempi di antifascismo. Io ho letto un interessante lavoro, a parte di Alfonso Conte del 92, l'ideale controverso degli antifascisti italiani, vengono citati gli antifascisti italiani, ma c'è anche un recente lavoro di Gambardelli, Alfonso Gambardelli del 71, ad aprile 22, a cura del Comitato di Trieste della Difesa dei Beni Comuni, che appunto ricordano alcuni di questi antifascisti. In particolare, diciamo, io mi ho portato qua le schede, che sono schede autobiografiche che sono presenti in questa raccolta di materiali, questa raccolta di materiali che abbiamo noi nel nostro archivio storico dell'Albi di Salerno, e destinati, sono domande di ammissione alla Confederazione Nazionale per Seminari Politici Antifascisti di Salerno, caso della provincia di Salerno, nel 1946. E infatti questa è la scheda autobiografica di Antiglio Piccini di Vieni, passaio, probabilmente panettiere, comunque fermamente antifascista, tant'è vero che è stato condannato. Guarda, non possiamo andare avanti. Queste sono la sua scheda della persecuzione del libro, la persecuzione fascista in Campania, e quindi diciamo, infatti qua viene definito come panettiere, ex combattente e comunista. Lui va in confine sia a Parmignano che a Lipari, viene liberato nel 29, ma poi subisce un'altra condanna e viene poi alla fine del 42 per motivi di lavoro al campo di concentramento di Cassia in Calabria. Continuò a figurare l'elenco dei confinati di Stricci. Viene confinato insieme, questo è importante, insieme ad altri antifascisti salernitani come Domenico Caracciolo, Giuseppe Gioia e i fratelli Nardello, che erano dei falegnati. Possiamo andare avanti, però c'è un altro Vietri, o almeno nativo di Vietri, come Vietrino Sculati, anche lui un bastaio che si trasferisce con la famiglia abbastanza presto a Torino, e nel 37 si arruola nelle brigate internazionali e combatte in Spagna. Poi, diciamo, dopo la fine dell'esperienza della guerra spagnola, della difesa della Repubblica Spagnola, ritorna in Italia, ma viene condannato nel 41 a 5 anni di comune a 23, viene liberato nel 43, dopodiché se ne perdono le tracce, non sappiamo diciamo, il seguito della sua storia. Possiamo andare avanti. Per quanto riguarda Vietri, va bene, io brevemente mi sono limitato a ricordare quello che Tonino Masullo, un illustre, come dire, anche se lui è salernitano, però diciamo ha vissuto tanto a Vietri, quindi a Vietri ha lavorato molto, e vi racconto che ne fa in questo libro, dove racconta
la tragica morte poi della famiglia, della mamma, della zia e anche del padre, sì, possiamo andare avanti. Sì, questi sono alcuni passi del libro, ma diciamo l'ho messo giusto bene, come dire, per raccontare quello che era successo in quei giorni a questi poveri sfollati salernitani che stavano, pensavano di stare al sicuro a vivere. Io invece non sapevo che poi sarebbe trovato al centro di una battaglia feroce fatta soprattutto di cannonate, di granate, eccetera. Andiamo avanti. Però, diciamo, l'8 settembre segna, come dire, un discrimine, una linea precisa. Ci sono tanti giovani sotto le armi salernitani e anche dietro le stelle, ovviamente, che si trovano sui vari fronti di guerra. E alcuni di questi fanno una scelta ben precisa. Sul sito del database del sempre dell'Istituto Storico Parli dell'Ampi, dei cosiddetti partigiani d'Italia, mettendo il paese di nascita, piede sul mare, elenca 15 tra partigiani e patrioti di Vitri. Tra questi, naturalmente, spicca il fratello Raimondi, qui abbiamo il figlio e la figlia di Raffaele, che penso che tutti abbiate conosciuto, meno quelli più. C'è un applauso a Rosanna e Pasquale, che poi vabbè di Raffaele parlerò in modo particolare, comunque insomma diciamo ci sono 15 partigiani di vita. Alcuni di questi possiamo andare avanti, abbiamo le schede rapporto di schede. Allora, questi qua sono quelli che compaiono nel nostro archivio della storia dell'Ampi di Salerno, quindi li ho raccolti qua, alcuni sono fra quelli che compaiono in quella lista precedente, altri non li troviamo, perché poi comunque spesso diciamo il modo di archiviare le cose non coincide, quindi diciamo ci sono delle falle, questo per dire. Comunque Ciro Raimondi, Raffaele Raimondi, compare nel nostro archivio come militare delle formazioni militari del Partito Comunista Italiano. Mentre invece, per esempio, Sabato Filoselli è un partigiano combattente, ha combattuto in Lazio e in Abruzzo, lui era un anno della Guardia di Finanza. Invece Avalone Antonio in Piemonte, Domenico, un riconosciuto partigiano combattente, prigioniero dei tedeschi fino al luglio del 1944, sta in Slovenia, evidentemente evade e combatte con la divisione Garibaldi del Friuli. Questo per dire come i salernitani che aderiscono alla resistenza sui vari fronti. Noi abbiamo salernitani che combattono con la resistenza in Italia, salernitani che combattono con la resistenza nei vari fronti dei Balcani, tra cui le isole greche o comunque l'Albania, Jugoslavia. Questi sono i punti principali in cui diciamo, i salernitani combattono nelle varie formazioni di resistenza. Andiamo avanti. Come ci sono alcune, vabbè, qua sono elencate alcuni per esempio della costiera. Io poi ho portato una pubblicazione che abbiamo dedicato a un partigiano di Positano, Adolfo Bella, nome di battaglia Gim, e quindi questo lo lascio poi alla congrega per documentazione. Poi ci sono i caduti. I caduti in particolare sono Caputo Giuseppe di Vieri sul Mare, che cadde in Albania, Pinto Vincenzo, caduto in Grecia, e Antonio Turbe di Minone, caduto in Albania.
c'è come dire, un piccolo mistero riguardante Sergio Baroncini, poi ne parlo in particolare anche di lui. Andiamo avanti. Raffaele Raimondi, quindi abbiamo detto che riconosciuto patriota per l'attività partigiana svolta a Roma, essenzialmente nel Lazio, nelle formazioni militari del Partito Comunista, e nel dopoguerra diventa un membro importante delle mappe di Salerno e lo vediamo, andiamo avanti, essere orgogliosamente il portabandiera dell'ambito delle varie manifestazioni del 25 aprile o del 4 novembre che si svolgono fino agli anni, le fotografie che mi hanno gentilmente dato con grande emozione da parte mia, perché come io ho potuto riconoscere anche alcune persone di cui conoscevo solamente i nomi, quindi anche il viso, per esempio di Attilio Cerone, quello al centro in alto, quello più alto, è stato presidente dell'ANPI fino agli anni 80. E, dicevo, lui orgogliosamente era sempre nelle varie manifestazioni del 25 aprile è il portabandiera ufficiale dell'ANPI di Salerno. Andiamo avanti. Vabbè, questa è la scheda appunto dell'archivio dei partigiani d'Italia di sabato Filoselli. Andiamo avanti, ci sta un'altra, Carmine Santucci, un altro che ha combattuto in Grecia e poi è stato internato militare fino a maggio del 45, riconosciuto anche lui partigiano combattente. Andiamo avanti. E queste sono le schede di Caputo Giuseppe fu Vincenzo che diciamo poi cadde in combattimento a novembre del 44 e successivamente nel 46, se non ricordo male, poi invece viene traslata, la sua salma viene traslata al culo dell'Ampi nazionale a Salerno, quindi probabilmente il secondo nel cimitero di Vigna. Andiamo avanti. Vincenzo Pinto è un eroe, lui mi auguro riconosciuto la medaglia d'argento al valor militare, ha combattuto, è caduto quindi in questa piccola cittadina della Grecia e Neraida. Lui diciamo combatté fino alla fine e fu ucciso poi invece con un colpo una classica esecuzione con un colpo alla nuca. Andiamo avanti. Allora, io termino questo mio piccolo contributo facendo appello, come dire, anche a voi pietresi per riuscire a dimanare un po' questo mistero di questo Baroncini Sergio, che vedete al centro quelle righe di un vecchio articolo di giornale viene definito Baroncini Sergio di Francesco da Salerno caduto a Filottrana Ancona. Lui combatteva con l'esercito di liberazione italiana e a Filottrana Ancona ci fu una battaglia durissima con i tedeschi, molti paracadutisti, faceva parte dei paracadutisti di questo corpo italiano di liberazione cadde e quindi è ricordato appunto a Filottrana Ancona. Però che cosa è successo? Che in quelle schede di domanda di riconoscimento delle qualifiche partigiane fatte a Salerno risulta questa della sorella Baroncini Vanta di Francesco che risulta impiegata a Cavala dei Tirreni eccetera e fa la domanda per il fratello fucilato appunto il 7 luglio del 44 faceva parte dei descritti della sua attività di partigiano combattendo a fianco degli alleati, eccetera, fino a fare, è stato fucilato combattendo con i tedeschi. La domanda
Malta e il 25 febbraio del 47. Nell'elenco dei caduti di guerra, però, Palancini Sergio risulta nato in Valle Domenichina il 24 novembre del 22. Non sappiamo perché viene elencato tra nel nostro archivio risulta un fascicolo di Palancini Manda, risulta il fratello, risulta nato a Vieni sul Mare. Quindi chiediamo aiuto se qualcuno dell'anagrafe di Vieni vedesse per caso risulta effettivamente nato a Vieni sul Mare, o comunque se la famiglia è stata residente a Vieni sul Mare, tanto da essere riconosciuto come un caduto di interesse. Io con questo termino spero di non avere abusato della vostra pazienza. Ringrazio ancora la famiglia di Raimondi che mi ha emozionato con, sia con le fotografie ma anche con il fazzoletto che Raffaele portava sempre alle manifestazioni. E grazie. Grazie a tutti. Vanno tanti sulla capacità di una ricca documentazione che è presente negli archivi dell'ANPI e ha dato un importante incarico, lo diamo al professore Enrico De Salvo, questo incarico. Scusate, una cosa che potevo dire. Comunque dalle nostre ricerche, voglio dare un po' di energia, dalle nostre ricerche sui partigiani salernitani, il numero totale di quelli che risultano censiti e quindi sicuramente documentati come partigiani o patrioti, come nel caso per esempio di Raffaele Raimondi, che sono delle qualifiche che venivano date dalle commissioni a cui venivano fatte dalle liste di riconoscimento, appunto le qualifiche di partigiani, di patrioti o di gregari, comunque sono oltre 700 in tutta la provincia di Italia. Con un attento e paziente lavoro, finora noi abbiamo documentato di questi 700 circa 190 caduti, sia in attività di resistenza, sia in attività di guerra di liberazione, o comunque deceduti perché rifugiati nei campi di concentramento, nei lager. Quindi diciamo sono 190 i caduti che siamo riusciti a documentare dei salernitani nati o a Salerno o in provincia di Salerno. Veramente un applauso a tutti i caduti, cantate la loro vita. Quindi in base diamo l'incarico all'Enzo De Salvo, storico locale, di fare questa ricerca anagrafe per questi nomi, quindi per l'impegno a Nilo di portare avanti questo discorso. Io chiamo qui nel frattempo il professore Giampiero della Monica, il professore di lettere, componente dell'associazione Transbonea 2000, appassionato di storia, che ci racconterà di cosa è stato fatto negli anni per ricordare la famosa e cruenta battaglia di Dragonea durante lo sbarco del 43, quando le truppe tedesche si trasferirono da Vienna a Cava di Lucca. Grazie innanzitutto per l'invito che mi sono rivolto dalla Convega Letteraria, quindi grazie a tutti voi che siete qui presenti ad ascoltare questo mio modesto intervento, perché io non sono uno storico come le persone qui presenti, però sono appassionato a questo segmento della storia perché ha riguardato in modo particolare il nostro territorio, il territorio in cui io vivo, in cui tutti i giorni mi trovo a svolgere la mia vita e delle strade che attraverso i luoghi che frequento da quando praticamente ero piccolo sono stati bagnati, proprio il termine bagnati dal sangue vero e proprio di questi soldati che hanno attraversato Dragonea.
e perché poi dopo io ci darò anche i dati che lui ha raccolto, perché Dragone è stata, come diceva anche il professore Conte, cruciale in questa avanzata. Ora non voglio sostituirmi appunto al ruolo di storico, però diciamo che il mio interesse è stato quello di cercare di mantenere viva questa memoria di Dragone, di seminare anche tra i giovani che sono lì da noi la volontà di poter ricordare questi eventi, perché molte volte, diciamo, molte volte non si ricorda, non si riconosce quello che è il percorso storico che ha fatto un determinato territorio, e quindi è importante questo. Quindi io parto dall'inizio, nel 1993, già la prima volta, l'allora parroco di Dragone, che è scomparso da pochi mesi da Nigeria per Argura, aveva organizzato insieme all'altro compianto storico di Vite sul Mare, Donnartino della Porta, e alla scuola media, che all'epoca si chiamava scuola media Ascolto Libero, per loro si chiama così, quindi avevano organizzato una prima commemorazione nel 50° di questo evento dello sbarco, perché Dragone, come sapete, c'è stata la battaglia, e questa battaglia il danno più grande l'ha avuto a livello di infrastrutture, l'ha avuto la chiesa parrocchiale, che fu quasi totalmente da Sassuolo, rimase in piedi pochi paesi, e il popolo perse il luogo di culto che aveva, il luogo più importante di culto che aveva, e per fortuna c'era anche San Vincenzo che era un po' sopperito a questo. Però ha perso la chiesa madre, la chiesa principale, e quindi il parroco Don Eugenio Cargiù nel 93 volle fortemente organizzare questo primo evento, questo ricordo, e vi dico la verità, io dopo 20 anni ho copiato spudoratamente la cosa, nel senso che ho voluto anche io nel 70° anniversario di cercare di portare alla memoria questo evento con la collaborazione di Agnello De Sauro e altre persone che adesso citerò. Però siamo partiti 2 anni prima, nel 2011, ho fatto delle prime cose. Io, che cosa ho fatto per cercare di... Mi sono anche dato da fare sul lato un po' della memoria viva delle persone, perché sono andato ad intervistare quelle persone che erano ancora in vita, e io le interviste sono ancora salvate con il mio hard disk a casa, le proiettammo anche in quella situazione, queste persone non ci sono più, ma all'epoca erano anziani, erano i miei testi.